Accompagnata dai leader locali e dai candidati alle prossime elezioni del partito, la presidente di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Giorgia Meloni, si è recata prima in mattinata a Pesaro e poi è stata accolta nel pomeriggio dai pescatori e vongolari del porto di Fano. Dopo una breve diretta su Sky, intorno alle 15, l'onorevole ha raccolto le lamentele dei pescatori. La categoria infatti contesta l'assenza di un dragaggio completo, il regolamento dell'Unione Europea che fissa 25 mm la taglia minima per la pesca della vongola, ma anche la distanza limitata dalla costa in cui poter lavorare. I pescatori le hanno spiegato quali sono i problemi che li stanno affliggendo, è una guerra aperta contro l'Europa. Beh, Fratelli d'Italia al porto di Fano, ascoltare le rappresentanze dei pescatori di un altro pezzo di economia reale massacrato da un'Europa insensibile ai bisogni degli italiani, ma anche da un governo nazionale e da un governo regionale qui nelle Marche che non sono stati capaci neanche negli ultimi 20 anni di dragare il porto. Si possono fare cose semplici per aiutare chi produce ricchezza ogni giorno con il sudore della fronte piuttosto che aiutare solo le banche e l'economia virtuale. Per quanto riguarda le elezioni regionali, come reputa il comportamento di Forza Italia? Ma guardi, io lo reputo incomprensibile perché non solamente qui, il rischio che Forza Italia alla fine giochi a fare l'utile idiota della sinistra è un rischio reale. Insomma, tra Spacca e Ceriscioni la differenza è nulla. Uno era presidente della giunta e uno era il partito di maggioranza relativa. Fatto sta che hanno governato insieme negli ultimi 10 anni e votare per uno dei due significa votare per quelli che hanno governato gli ultimi, per la sinistra che ha governato negli ultimi 10 anni. Non so come questo possa interessare a chi si definisce un'alternativa. So che noi, che vogliamo invece rappresentare un'alternativa seria, abbiamo costituito questo fronte anti-Renzi che vede Fratelli d'Italia anche con altri alleati, abbiamo candidato Francesco Acquaroli, giovane sindaco di Potenza Picena, alla guida della Regione Marche. Pensiamo che si debbano rompere gli schemi con chi ha responsabilità molto forti sul governo di questi anni, e se qualcuno che si dice di centrodestra gioca a fare la stampella della sinistra non è la storia nostra. E Francesco Acquaroli era al suo fianco oggi per lanciare la campagna elettorale. Il candidato alla presidenza della Regione Marche, legato particolarmente al settore, ha sottolineato come stia morendo questo mercato e di conseguenza anche l'indotto economico che crea. La questione del dragaggio dei porti è una questione molto sentita a Fano, in tutta la nostra regione. Noi riteniamo che la Regione Marche debba intervenire sull'economia della pesca, perché è un'economia importante, perché ha un indotto importante che sta morendo. Tra le normative europee e l'indifferenza delle istituzioni locali, credo che veramente si possa produrre un danno forte alla nostra ricchezza. A spiegare i diversi problemi subiti dalla categoria è stato Sergio Ciavaglia dell'associazione Vongolai di Fano, nonché pescatore da circa 30 anni. Non riusciamo a lavorare per più di 5-6 mesi l'anno, ha detto Ciavaglia, in più stiamo morendo di normative. Noi chiediamo che sia ridotta la misura da 20 mm, anche perché da 25 a 20 mm, anche perché la vongola è un mollusco che si riproduce già a 15 mm. Le sanzioni sono pesantissime, vanno dai 12 ai 12 mila euro, nessuno si azzarda più a vendere vongole col rischio che ci sia anche una sola vongola sotto misura. Le immagini il direttore di un supermercato quanto gliene importa per vendere 30-40 kg di vongole, rischiare un verbale di 2.000 euro o 4.000 euro, tra l'altro con i suoi risvolti penali. Un altro problema poi è l'obbligo di pescare entro i 400 metri dalla costa oppure oltre 1000, escludendo quindi il vero habitat in cui si riproduce la vongola. Ci sono in qualche zona, a onore del vero, qualche dove si può giungere oltre i 1000 metri, ma la presenza delle vongole lì è più occasionale, meno costante, e quindi no, non sono zone con le quali si può fare reddito, insomma si può fare un programmare un futuro, ecco.